brevissimo, brevissime parole per il ringraziamento a Messer Variol, al COI, a tutti i relatori che sono oggi intervenuti e alle commissioni che hanno lavorato. Mi sembra che Enrico hai fatto un gran lavoro. Grazie a nome penso della Camera di Commercio nostro, grazie a nome della Giunta, del Consiglio, a nome della città, sei riuscito a coordinare un sistema operativo che era quello che volevamo. Quindi io non ti nascondo la paura di dire che non riuscissimo a concretizzare un lavoro. Invece mi sembra, per questo che ho voluto partecipare questa mattina anche ai lavori della mattinata, per capire di persona, perché non c'è meglio che essere presenti per riuscire a capire se poi un lavoro funziona. E direi che le commissioni hanno lavorato bene, che le comunicazioni, infatti non le sentite tutte, ma le sentite, quello che ho sentito sono state molto interessanti, e anche quelle che non ho sentito mi sono state riferite, che erano molto concrete. Quindi abbiamo veramente iniziato un lavoro importante e operativo. L'importante è essere concreti. Nel settore dell'economia ci vuole parole, ma poi ci vuole concretezza. E saluto anche i giornalisti presenti che vanno via, ai quali noi affidiamo un messaggio. Voi avete un importante messaggio, che l'ha detto prima il Presidente della Commissione che coordinava il lavoro dei giornalisti. Avete il messaggio di trasferire questi nostri lavori anche all'esterno, perché è anche importante la comunicazione, molto importante. Quindi lavorate anche per noi in questi mesi, vi attendiamo qui a novembre e vorremmo verificare già nei prossimi giorni il risultato del vostro lavoro. Grazie giornalisti, grazie della vostra presenza. E dicevo, quindi mi sembra che si siano dettate le basi importanti. Sicuramente a novembre, come diceva Variol, potremo avere già dei documenti operativi, e questo è l'intendimento che noi abbiamo. E poi la positività di questo incontro nasce dal fatto, Sindaco, è che qui veramente si è riunito un concetto unico, si è capito che possiamo lavorare insieme, tutti insieme, e fare sistema. Ed è molto bello, in un momento difficile anche che sta vivendo il mondo e il Mediterraneo, sapere invece che i paesi del Mediterraneo qui a Imperia si sono riuniti pacificamente per svolgere un ruolo importante per le popolazioni che vivono su questo Mediterraneo e si appassano sul Mediterraneo. Allora io penso che sia giusto che tu, Sindaco, concluda i lavori di queste due giornate, tu che rappresenti la città e la comunità di Imperia dove ci hai ospitato. Grazie, Sindaco. Grazie, buongiorno a tutti. Ti ringrazio, Franco, per l'onore che mi concedi questa mattina di chiudere questi due giorni. Voglio associarmi anche io ai ringraziamenti Messer Variol per la sua presenza ad Imperia, che ha indubbiamente qualificato ancora di più questi due giorni, così come ringrazio ancora tutte le delegazioni estere qui presenti. Ringrazio Enrico Lupi perché è vero che il tema della dieta mediterranea è indubbiamente un suo pallino che con forza, con determinazione ha portato avanti in tutti questi anni, in cui magari c'è stato un po' di silenzio sul tema, ma credo che opportunamente la Camera di Commercio abbia individuato, ieri l'abbiamo fatto, l'abbiamo detto credo tutti negli interventi di inaugurazione, quanto sia stato opportuno collegare un'inaugurazione che poteva essere fine a se stessa invece a una o due giorni così importante. Le tematiche che sono emerse anche ieri sera quando abbiamo ricevuto nell'aula consigliare le delegazioni straniere, credo sia proprio quello su cui il Presidente Amadeo faceva il punto e ha messo il punto, ovvero quello che vivendo un momento particolarmente delicato, particolarmente difficile, soprattutto oggi per l'area del Mediterraneo, quanto sia invece importante riuscire a confrontarsi su un tema generale che ci accomuna, ma mantenendo ferme le differenze. Io credo che le differenze siano il sale delle cose, sono il sale della vita, sono il sale della politica, sono il sale dell'amministrazione, e credo che questo sia il dato da sottolineare. Che poi se si riesce, e il sentimento che noi abbiamo voluto esprimere ieri nell'aula consigliare, che è una cosa che potevamo anche non fare tutto sommato,
ma l'amministrazione ha sentito doveroso questo compito, quello di riconoscere alle delegazioni estere la loro presenza d'imperio ufficialmente nell'aula, come dicevo ieri sera, più importante della nostra città, vuol proprio dire che, caro Enrico, caro Franco, che il dovere delle istituzioni oggi è proprio quello di cercare di mettersi in rete, che magari può sembrare un termine abusato, ma credo che la sfida da raccogliere da questi due giorni sia proprio questa, quella di riuscire attraverso la Camera di Commercio, attraverso il COI, attraverso la Giustizia Nazionale Città dell'Odio, a proseguire questo tipo di rapporto, anzi a consolidarlo. Qualche sindaco mi ha proposto qualcosa di estremamente interessante, credo che sarà nostro dovere come amministrazione comunale raccogliere questi inviti, perché attraverso lo strumento della dieta mediterranea passa, l'avete già detto tutti, l'ho già detto anch'io, ma passa la storia e la cultura della nostra terra e delle vostre terre. Grazie. Grazie, allora buon ritorno alle vostre case, lavoriamo insieme e ci rivediamo a novembre. Grazie a tutti.